Il parco della Galleana sembra non trovare pace. Dopo il cinghiale, i vandali. Ancora un odioso atto contro la baita in legno dell'area verde. L'amara sorpresa è stata fatta questa mattina. I soliti ignoti hanno agito indisturbati, probabilmente durante la notte. Hanno scassinato le persiane in legno, si sono intrufolati nella struttura e con la gamba di una sedia hanno scassinato le macchinette del caffè per pochi spiccioli. Inevitabile la rabbia e la rassegnazione da parte di chi ogni giorno frequenta e tiene in ordine il chiosco a servizio dei tanti anziani che lo utilizzano come punto di incontro e di ritrovo. Hanno divellato, hanno messo sicuramente un palanchino e hanno forzato l'apertura, che poi tra l'altro non è che sia molto difficile. Ecco qui, questo è l'interno. Questo è stato, l'ho visto stamattina, si vede tutte le macchinette rotte. Qua sono le macchinette per gli anziani che giocano a carte, quindi per prendere il caffè, le bibite. Questo è un ritrovo. Qui già si vede per terra il lucchetto della macchinetta. Hanno adoperato la gamba di questa sedia qui, guarda, per rilevare, spaccare l'anta. E poi hanno buttato via dentro. Però da premettere che qui i soldi non ce ne sono. Perché... Quindi è un puro atto di vandalismo. Sì, qui è solo vandalismo, non è un punto di vista economico, non esiste, perché al massimo cosa ci sarà dentro? 10 euro, 15 euro?